sono venuto qua perché mi interessava in qualche modo confrontarmi con altre persone che avessero insomma interesse a capire come bloccare tutto quello che sta succedendo. Quindi dal punto di vista mio ritengo che comunque questa assemblea, benché insomma sia partecipata eccetera, non sia qualcosa che può soddisfare effettivamente la mia, diciamo, idea di quello che può fare questo movimento. E quindi e soprattutto insomma vorrei far considerare alcune cose su diciamo i punti di proposti, cioè sul fatto, come dire, che tutte le cose anche dette qua interessanti non sono secondo me la chiave di volta di quello che potrebbe uscire fuori da quello che rappresenta il movimento dei gilet gialli, perché il movimento dei gilet gialli in Francia è qualcosa che è stata una sollevazione, è stato qualcosa che, come dire, è stato sicuramente anche pensato in qualche gruppo, in qualche frangente, ma ha avuto la forza di coordinare e di mettere tutti quanti nelle strade con un unico obiettivo. Allora, secondo me è importante darci questa come prima priorità, cioè trovare quel programma di minima, perché come è stato detto in alcuni interventi non potremo mai essere 60 milioni di persone che dicono la stessa cosa, che hanno l'unico pensiero su tutto. Non fosse altro che, per esempio, di questi 60 milioni di italiani alcuni ci governano, alcuni sono quelli che ci hanno messo in questa situazione e non credo che avranno la nostra stessa idea, e quindi insomma difficilmente li persuaderemo della bontà delle nostre idee. Io quindi insomma vorrei lanciare insomma un invito a rincontrarci, a parlare un po' più di specifico del programma, a invitare piuttosto che a non invitare tutte le realtà che si muovono in Italia a indossare un gilet giallo e a fare le orazioni come ritengono loro, in base alle azioni che ritengono con le assemblee in cui sono, eccetera, e trovare poi piano piano, costruendo parallelamente, perché non si può in questo momento, questo è un altro punto che secondo me è abbastanza cruciale, aspettare che noi qui in Italia costruiremo una rete, un piano d'azione collettivizzato, condiviso fra tutti quanti, perché quello che sta succedendo oggi fra 6 mesi, fra 1 anno, forse noi saremo in ritardo per quello che c'è, e secondo me è importante, io sento urgente, come dire, dare un segnale di solidarietà a chi si sta muovendo in Francia e nel resto d'Europa. Quindi insomma, rispetto ad alcuni punti, appunto, uno diceva sulle proposte che si possono fare, io direi cerchiamo delle posizioni minime che riguardino soprattutto la condizione economica, su quello che noi viviamo e su quello che insomma sono i responsabili di quello che stiamo vivendo. Quindi c'è i governi, le banche, le multinazionali, chi in questo paese detiene la ricchezza e il potere, troviamo insomma su dei temi che siano i più condivisibili possibili, come dire, Giuseppe, scusami, allora può continuare Giuseppe che non ha terminato ancora? Benissimo, altri 5 minuti, prego Giuseppe. Insomma, troviamo insomma questo piano piano questo programma di Milano, che mi sembra che abbiamo già abbastanza tutti chiaro, ognuno con le sue, come dire, poi con le sue, diciamo, differenze. Costruiamo momenti di incontro, di discussione, anche di informazione, ma soprattutto facciamo qualcosa, invitiamo la gente a scendere nelle strade, facciamo veramente insomma questo movimento dei gilet gialli sia qualcosa che esiste anche qui in Italia. Un'ultima cosa su questo programma, su cui io non mi sento pienamente d'accordo, per un discorso, diciamo, appunto quello che riguarda, diciamo, la non violenza o la violenza, lo dico per un altro motivo: siccome è storicamente tutte le volte che qualche cosa si muove in piazza, la cosa più facile che c'è è quella di stigmatizzare quel movimento come un movimento di violenti, di pazzi, di distruttori, eccetera, la trappola più grande sarebbe quella di preventivamente noi dissociarci già adesso da qualsiasi tipo di violenza. Abbiamo visto quello che sta succedendo in Francia, nessuno in Francia prende la posizione contro la violenza in astratto, perché purtroppo, se vogliamo fare veramente qualcosa di incisivo, ci troveremo di fronte a delle situazioni in cui come minimo dovremo rispondere, dovremo resistere a quello che ci faranno, e questa cosa qua sarà divisa.
pensiamo che a livello, diciamo, collettivo ci vogliamo dissociare preventivamente da chiunque venga poi accusato di essere un violento.